Amici del programma Romagna ieri, oggi e domani, benvenuti a una nuova puntata. Oggi siamo qui da Sergio Leardini e nel ricordo di Mario Lugli, che aveva già da qualche anno fatto varie puntate dedicate alla trebbiatura, uno degli eventi più importanti nella storia contadina, con la vecchia, diciamo, trebbiatrice, con il trattore, con le cinghie. E l'unica cosa diversa rispetto al più recente passato è che oggi, qui c'è il termometro, siamo assieme a 40 gradi. Insomma, vedi che sta squadra che una volta gli andava a dire al macchine, adesso, a parte che gli è quasi tutto vecchio, ma gli si beve il cervello perché alla muretta sta in condizione, c'è cioè 40 gradi, se no una roba da male. E quindi anche nel suo ricordo noi abbiamo continuato il programma che appunto si chiama Romagna ieri, oggi e domani, che continua la storia e la tradizione di Inzirpla Romagna. È un programma visto ancora da tantissime persone, perché soprattutto le persone di una certa età naturalmente vogliono rivedere e rivedersi nel loro passato ormai abbastanza lontano. Quindi adesso intervisteremo le persone, chiederemo un po' conto, insomma, di questa passione che continua, e soprattutto per tutte quelle persone che ci seguono, un tuffo in un passato che noi non riusciamo a dimenticare. È un passetto con passa, perché finalmente che saremo non a circondare ma sta roba di che. Saste che il mio passetto, anche se è già al 4 e mezzo, e solo ancora lei il tecel, e il tempo per passare il tempo, finente che pensa alla battura, ascoltiamo un pezzo di Santa Valera, e che vogliamo dire un chi ragazzi che sono, dopo l'intervista ma anche, e per passare un po' per aspettare quanto che effettivamente lui sarà e clou a ste dopnis de che non vuol finire mai. Ok, quindi buon divertimento, intenso la musica. Romagna, Romagna mia, lontan da te non si può stare. Sento la nostalgia di un passato.
a Semichia Saloris, che è un disonatore di un complesso, siamo un gruppo Santa Balera. Allora, Santa e Balera, in bagno sempre che dal Balero si va per fare delle altre cose, non per preghiera, no? Allora, te zia cantante? No, sono suonatore. Zia, suonatore, che son? Clarinet e sassofone. Ma contemporaneamente sei un fenomeno, come fai suonare tutti e due? Una alla volta. Allora, intendo che sentirà questa musica, naturalmente, dopo passeremo anche questa intervista, ma te scorre anche romagnolo, come è qui in epoca di Bordel, chi scorre insomma ancora la nostra dialetto? Io ho mio babbo, mio nonno che stavano qui a Montescudo e io sono nato qua giù praticamente. Dove è che stai adesso? Io sto a San Marin. Sei a San Marin, sì? Sì. E allora tu non sei a Sergio? No, io sono lontana parentela. Sa Sergio? Sa Sergio, sì. Okay. E te hai passione per la campagna o poco? Molta. Ho tanta terra. Mandi il trattore anche? Ah, quando capita, sì, dai. Okay. Quanto anche ti? 16. Allora, su un chiel di 7 gliela farei oggi a mandare il trattore o aspettiamo che faccia un po' notte, faccia scura? Che faccia un po' notte, che è troppo chiel adesso. Siamo in attesa di vedere partire questa Fiat, la Nastenta. Ah, davvero? Te la mandi? Sì, la mandia. Okay. La mandia, allora da dove che ti vengi te esattamente? Perché? Ah, io vengo da San Marino. Si Lamboda, però... anche macchine? Ah, davvero? Sì. Mate non, più mate Lamboda, penso. Sì, davvero. Diamo il via, partiamo, mettiamo in moto che si sentiamo di una stenta. Sì, davvero. A vengsora se te, a Maracmanno Tarbelta, perché... Andiamo anche. Facciamo un bel giro adesso. Allora si parte, andiamo via, andiamo, allora, a fare un giro. Che marcia hai messo? Ah, siamo in terza adesso. Hai già messo giù l'aratro? No. Non lo metto giù, facciamo un giretto così. Ah, ma puoi provare se vuoi. Sì. No, sta buono. No. Allora, a fare un giro, a fare... per sentire come va sta stenta che l'avrà ormai 100 anni, no? Ah, più o meno che sì. Davvero. E sta passione la passi tu non? Ah, la mi passi mi non che adesso pure la ne più. La tua nonna? Eh? La tua nonna e tu non? E mi non. Ma questi chi è le mie? No, sì, questi sì. L'altro da parte della mia mamma. Ok. Ma la passi di loro proprio la vera passione. Ok. Che scuola fai? Ah, io faccio l'agraria a Pesaro. Ah, bello, bello. L'agraria a Pesaro. Dopo studio laggiù, studio. Si fa... Gli stage dove li vai a fare? Eh? Gli stage estivi, dove andate? Ah, gli stage adesso partiamo dalla terza superiore. Ah, ok. Andare a farli, che... Quindi ancora non credo... No, ancora no, quest'anno li faccio. Ok. Credo che andrò in un'azienda agricola. Non so se li conosci, due ragazzi sì. Che vanno... in bicicletta anche? Sì. Sono bravi, si chiamano Chiodi. Chiodi. Forse mi ricordo. Sono due gemelli. Sì. Va ancora benissimo, va, eh? Ah, va. Ancora è perfetto. Va che è una meraviglia. Gira che è un orologio, gira. Sì. Emozioni che una volta. Una volta i contadini erano felici se avevano questi mesi perché sono passati dalle vacche a questo, no? Ma davvero? Mondo, eh? Questa poi è una macchina che è un gioiellino da guidare. Si sente. Questi nascono dai carri armati, le stesse tecnologie, no? Cingoli. Sì. Tanto alla fine agiva, sta gente chi è? È una squadra come una volta, però una volta era Mink Matkin adesso, no? Sì. Adesso sono un chiel di sé, penso che la volta sono un chiel di sé,
E stavo sotto l'ombra di Paerna, così. E stavo un po' sotto l'ombra di Frutti, se più di tutto, che c'era qualcosa da to. Diceva per bagnarsi la bocca, per bagnarsi la bocca, ecco. Acqua, l'acqua slagita, l'acqua slagita. Ma l'acqua, no? La n'era sempre di, perché dove c'è chi schifava parecchi, cavava anche la caplata a me posto. Ah, non era mica sempre l'acqua. Guarda, non era facile. Neanche l'acqua. L'acqua. Dipende tantivi. La cosa non slagita, è slagita, sì. Slagida, la fa di spudlone. Allora, tornando che sei mia prima, insomma, i matti è sempre a me però, no? Dite, capirai che chi siamo nel momento, no, dopo, la fa un po' via d'ora. Pare se tu un po' invece che la passione. Sì, beh, allora la passione, sì, per sì. Carità, però vedi, i somni è un po' minca una volta. Per forza. Però dai, me sono contento. Lui studia agricoltura. Porca vigliacca, lui le passione da matti, che bordello, no? Io lavoro da me quando vado a te. Anstim senza salute, Esatto. Te lasci anche un capitello, la roba non va meglio. Ah, lasceremo un po' di fervesa, per via stimolo. No, dopo un spiastimo, perché se non è una cosa gratis, non è mai... Sì, dai. Non è mai un... Va sempre bene mantenere, la tradizione, dai. Sì, sì. Tu perché ti stimata, hai anche da mangiare una... Stasera mangiare un qualcosa. Hai investito un sacco di attrezzi, voleva sapere che motore, che... raffreddezza l'acqua, che roba che è? Quel chile me, sinceramente non è che non intendo una massa di quello. Ma da dove che vieni? Tu? Le vesche fa paura. Mo l'ha fatta venire in Fiuli, insomma, in Alta Italia. L'altra idea l'ha fatta venire in macchina di Formantou, sembra della sua da Pavia. Sì. E lui che gira per quella roba che lì. Mi sono ballarese. Mi sono ballarese. È una parola grossa. Che... Ah, ma in una borghese sa me di fare, te esca da una borghese. No, è tutta roba che è tenuta anche troppo bene, a volte se fosse un po' drosina, è quasi meglio. Infatti, se avessi dato un'indria, non ne riesce. Bravo, perché pensa anche me. No, adesso qualcuno va anche bene, però me qui ho tolto, lui ne sti in pispiace, è più bello. E diventa una roba che la ne è, poi dopo meno male. Adesso qualcuno va anche bene, a ringiovanil. E come una donna fai aprire, no? Tentere tu minedo, spodina, sta roba sì, lì si può dire, perché dopo apparire. Però insomma, a me mi piace, dall'ultimo momento quando hai tolto non ho messo a posto. Da quel che incapì, siccome che la Gemma è un momento un po' che tu ti aspetti, insomma, no? Ad vedo un po' come carpa. Adesso attacchiamo. Messo pronti, capato con la pula. Ma la pula, queste ligre. Ho bisogno di un caplace, perché se vai con la pula a tornare. Vieni con tu, a te avanti me adesso. Allora, a parte, allora sì. Amici che ci seguite, facciamo, iniziamo il conto alla rovescia, che tra un po'. Vediamo sì, se va. Se te fate il prove, sì, stamattina è tutto a posto. Fai una brutta figura. No, adesso siamo a posto. Sei specialista, dai. Allora, la 50 è partita. Adesso vediamo tra un po' l'avviamento del cinturone e si comincia a macinare. Vediamo la squadra, vediamo quelli che andranno nei vari posti di combattimento. La squadra, si muove la squadra. Leo, smuove la squadra al completo. Allora, in cima alla Trebbia va quello che chiamano, si chiama Epayarù. E l'ha detto alla raccolta delle cove, ecco, via la falcetta anche, Maurizio, Aysen. Gli addetti alle balle ci sono, che si stanno preparando, le stanno fissando. Oh. Tolgono il tramezzo, tolgono le paratie. Spostano la paratia dall'altra parte, in maniera che da questa parte con le forche riescono a buttare su, buttano su al cove, qui al cove. Grande secco, termometro imperterrito continua a segnare 40 gradi, nel sole 35 all'ombra.
c'è qualche intoppo naturalmente. L'intoppo, adesso è il momento più delicato, e la tensione del cinturone che deve essere perfetta perché sennò scivola. Quindi le immagini adesso vanno sul cinturone. Ci siamo. Vediamo se parte. Perfetto, sta partendo. Ottimo. Sta funzionando. Agnisem. Siamo dal vivo, quindi possono succedere anche questi incidenti. Stanno rimontando il cinturone che era scivolato. Quindi. Però qui c'è. Lui è esperto di tuturiche, eh? Questa è tutta gente che non ha la laurea, però le made un ingegnere, direi un po'. Ai sem. Gli ha fatto le prove stamattina, ma sai che stamattina avevo più fortuna. Partiamo, vediamo un po', le pulegge girano, i cinturini minori anche loro fanno il loro lavoro, questa trebbiatrice è una mais di Suzzara, del Reggiano questo mi sembra, dove c'erano i grandi produttori di macchine da trebbiare, di trebbiatrice. Ai sem, le forche, come si è messi qui? Le forche per buttare su? Sono lì, allora. La squadra al lavoro. Dai il via, è tutto a posto. È gente pronta, aspettiamo che arriva a porta la sirena qua. La sirena? No, ogni giorno. C'è il Quintella, che vuoi? Ma non sia 99, lì stessa, dai. Allora guardiamo un po' qua. Ecco, è Pajarul. I Pajarul, lui è Pajarul. Abbiamo visto questa immagine nei filmati di Cineluce durante il fascismo, no? Quando il nostro Duce andava per campagne a fare queste dimostrazioni di trebbiatura, chiaramente con macchine che per i tempi erano molto moderne, quindi. Ai sem, ci siamo. È fazzulet. Ecco, parte anche la sirena. Aspetta, la sirena. La sirena che in realtà si suonava quando si superavano i 100 quintali, i passavi i 100 quintali suonava la sirena, invece stavolta la buffa è prima. Questa è per la paia, questa è per la paia, proviamo a farla tutti gli anni, proveremo anche quest'anno, proveremo. È paier, una volta si divertimi da burdel. Ti vuole la forca, ti avrei anche fazzolette perché... Questa è l'operazione, diciamo, classica, la raccolta della paglia e, diciamo, la dimostrazione come si faceva il paier la paia, diciamo, prima che ci fossero le presse. Perché gli è di operai da poco, non è che gli è in tre o quattro a fare lavoro che basterion, a si di operai da poco, chi vi pega stasera? Stasera la pega mi sa che me la dà. Thank you.
sono ancora la sirena, ma in realtà la saprei addosso una mezza di Quintel, che era una festa, perché c'è il Quintel per una passione, insomma, per un contadino, era già una bella produzione, insomma, no? E allora era un momento anche di festa. C'è il Quintel, che si lasciava lì stesso. Ancora via la pula, Dai, portare forza, che avrete mezzanotte, dai. Hai dal fuoco che lì non è granché, La pula, ne è poca ancora. Questi sono i posti più brutti qui, con i buoi fazzolette, caplacci. Ma la pula è un po' deliziosa. Sono 26, guardale, quasi impossibile da andare, sotto. Vorrei una mulica che mi messeremo alla paia, ma io ho poca voglia. Ho una mulica spinta, ma adesso Artur ne fai il lavoro per me. Adesso fai un giro alla pula, vediamo se può fare qualcosa. Ancora in chiama la pula, non se ne è accorto una gran massa, vi anche vinto che la porta via. Marin, non casca dritta, non casca dritta, Maurizio, allora come si è messo? Le pericolosi Leo che si sta bene? Qui è anche un po' più d'aria, va bene, solo che è venso una palvera da paura, hai sempre, chi sono ancora? Un bel sbaraccamento, Quanto credi che mi ha raccolto?
sulla falcetta come una volta, Maurizio e Marin. Dai Marino, dai Marin. Ma sei quasi a posto. Ormai è prima Marchese, è quasi finita, Tra un po' per Saint Maclet, William Cara, la falcetta per Taillé. Allora se va a buon punto ormai Primberg chiede che bella finita tra Maurizio e Marenghi, ha fatto un buon lavoro lassù in cima, qui è polvere d'un per tutte, invece ne vuoi dante bene qualcosa, tra un po' si sposterà anche Grenkles, ora anche Cara, ma penso che direttamente una mezz'ora gli avrà bella finita. Questa era una festa una volta, no? La sera dopo smagneva, smazzeva i cunei, smazzeva il galene e poi ed era il momento che non si capiva se l'inverno sarebbe stato un buon inverno o l'inverno sarebbe stato problematico se l'arcolto non è stato quel che si sperava, insomma. Se quel che si arcuiva si faceva conto, alle spese che si poteva fare per le famiglie, se si poteva fare per le scherpe, se si poteva fare per le lanzuole, qualunque cosa lo dipendeva da quel che veniva, a star colto che era. Dopo un'etta festa avremmo da trovare più venti, quando è ora della vandema la festa è in divenga, insomma. Trovare anche qualche agriturismo, cioè che lo speste venga come una volta. Adesso questa è la festa, la parola più importante, dopo io sarei quella di venga. Ci andiamo di setare perché io ho lavorato la pula e quindi adesso un po' di arsura mi è venuta e nel frattempo la regia ci manderà un altro pezzo dei Santa Balera. Protagonisti di questo brano, quindi i nostri fiati Riccardo, Loris, Samuele e alla voce Emanuele. Grazie, questa è Dada. Facciamoci così, Dada, Dado, dimmi sempre di sì, Dada, Dado, uniamo i nostri cuori, Dada, Dado, che bello far l'amor, oh Dada, Dado, facciamoci così, Dada, Dado, dimmi sempre di sì, Dada, Dado, uniamo i nostri cuori, Dada, Dado, che bello far l'amor. Thank you.
Stamattina ero sul nome a chiesa tua, sì. Perché cercavo un perducetto, come sempre, non so dove che troverò, perché al so che io, e poi da questi che dopo 2 minuti li aveva già trovati. Il resto sotto le, per me era già bella misdea, era ancora siete ancora in mutande, insomma. Infatti. L'intimità, diceva, l'intimità. Allora, attenzione che avrei a menca, 20-30 anni ad Arcord, dalla festa, insomma, dalla battuta, no? Sì. Io mi ricordo dalle macchine a vapore. Allora, bisogna che te tenga sta roba, perché oggi appartiene al suo dialetto. Chi capisce, capisce, in capisce si arrangia. Ecco. Via, perla. No, io... Che pensa la macchina a vapore? Io ho cominciato a vedere la macchina a vapore, a lasciarmi la macchina sul palle, perché aveva il regolatore con le palle che regolava la pressione della macchina. Questi erano gli anni 30-32. Che anni, 5, 6, 7 anni. Perciò io sono del 26, avevo 7-8 anni. Dopo è scappato fuori i trattori, i primi trattori che venivano dall'America, dall'Inghilterra, America e Germania. C'era il Mogul, il tedesco Kaiser e Titan. Erano gli anni circa 38, 39, 40. Prima della guerra, dai. Subito prima della guerra. Niente. Prima non c'era una macchina da trebbiare il grano, si batteva con... Avevamo un bastone che si chiamava... Lui ce l'ha, però gli ho detto di portare un Laporte, il bastone si chiamava Cavaillon. Era la storia del Cavaillon. Allora era la storia del Cavaillon, era due bastoni. Allora c'era un detto, una cosa che vilen d'un contadin con che rob che batte gren. Ul slungheva, ritirava tutte le volte, ma sapeva, gli menava con sto vattibecco. Ha detto, un'andema e non che detto. E ai miei tempi non c'era niente. L'agricoltore non c'era la macchina a trebbiare il grano. È scappato fuori dopo la prima guerra mondiale, un po' di tutto, se no prima non c'era niente. Non c'era una macchina. Tutto partiva a Medio Nord, vero? Milano, Lombardia, Emilia, Tutto partiva. La roba l'era fatta sempre più tardi. Non c'era nella sciminatrice, non c'era nella rattura di ferro, non c'era niente allora, Io mi ricordo. Albache. Le spese non c'erano. Adesso invece per produrre un quintale di grano, te vuoi a te spendi soldi? Trattori da centinaia di cavalli, nafta. Tutta la roba, un quintale di grano quanto viene a costare? 30 euro, 25 euro. Ci rimettono adesso. Allora noi 100 quintali di grano era come aver vinto una cosa. Ci dovevamo mangiare il contadino e padrone, il padrone. Poi c'era il calzolaio, il fabbro che viveva con una cascella formata a gren. Duilio l'hanno 28 anni. Correva il cambio così. No, ma i miei fabbri che doveva lavorare per noi a Silagmira gli dava una cascella di grano. Siamo sport tornei Dri. A me dici se che sarei l'ora. Sarei meglio. Perché è inutile adesso. È inutile adesso che prendiamo, non so, che a Samassama per buttare via la roba. Adesso a Samassama per lavorare per buttare via tutto. Bene, io non sono del parere, però si arrangerà chi somme. Qui arriva. Io non posso vedere buttare via niente, perché per me quello che si aveva era una conquista, anche un chiodo. Ce l'avevi in casa, era qualche cosa. Adesso non è più buono niente. Adesso spreco e via. Sì, possiamo andare avanti così. Sì, ma è consumismo. Consumismo. Sì, anzi ti dirò una roba. Ti dirò che mio babbo, i miei genitori mi litigavano con me. Però io la pensavo così. Magari andavi alla messa, dovevi cavare le scarpe, perché gli avevo da servire per caltadmenga. Non era per tutti i dei.
E allora mi diceva, va là, Dio buono, la rostè, ma se sconsoma le faremo nuove, lavoreranno. Avevo già, ero già col consumismo, pensavo. Allora. Il consumismo è comodo, no? No, per lavorare, perché se no non si lavora, dico, butto in via, così lavoriamo. Era, l'idea era anche quella. Care amiche ed amici di Romagna ieri, oggi e domani, oggi una mia opera dal titolo Roe Buni. Roe Buni era il comando che si davano ai buoi quando si arava manualmente tanto tempo fa, con grande sacrificio di donne, uomini e anche bambini. Notti d'estate, lontane, sotto un cielo d'aria pulita, stretto di stelle che luccicano sopra la terra di Romagna. Notti di silenzio tra valli e monti, da poter sentire i violini dei grilli, o lo stridio di una civetta, o il canto di un gallo che arriva da lontano. In quei silenzi, voci antiche, perdute, che si rincorrono sopra terre sode da rivoltare. Lo schiocco secco di una frusta nell'aria con un comando. Ro, ro, buni. Lo schiocco della frusta con la vetta che sfonda la notte, il sonno perso di uomini, donne e quello rubato dei bambini diventati già grandi. Ro e buni con l'aratro che ribalta terre magre e dure. L'odore delle zuppe che rotolano calde, la fatica di uomini e bestie, lo schiocco della frusta, il peso forte del giogo sulla coppa delle bestie che ciondolano nel solco con la bava lunga che va ad asciugarsi in terra. Roe Buni, notte dopo notte, con la luna che sta a guardare, sperando in una pioggia per poter riposare le povere ossa in un letto con la carezza di una sposa, l'amore per avere una notte con una stella in più. Lo schiocco della frusta un'altra volta, i piedi scalzi tra le zuppe e tra i tronchi, tronconi del grano che forano fin sopra i piedi, con spighe di erba aggrappate ai pantaloni. Roe Buni, con il sole che spegne la luna, incendiando poco a poco il cielo. Adesso polvere caldo sopra poveri stracci, molli di sudore. Sul far del giorno la compagnia di qualche uccello che pizzica tra le zuppe e quello schiocco della frusta tanto necessario non si fa più sentire dalla vergogna. Bestie, libere, senza più il tiro, ritornano alla stalla, fermandosi a lungo in una pozza a bere dell'acqua tiepida, con la coda che scaccia il tormento delle mosche e della frusta. La stalla pulita, un muggito lungo, lungo, che rimbomba per tutta la casa, giù di peso, sulla paglia pulita, ruminando trita e fatica. Un catenaccio già arrugginito da tempo ha chiuso quelle stalle, ferma e nascosta tra i ricordi, la vetta con la sua fatica, con le stelle oramai panate da un'aria malata. Quelle voci perse, perse per sempre, povere genti non più con noi, ma già da tempo nella misericordia del Signore. Roe Buni, mai più terra e cielo di Romagna sentiranno. Roe Buni, solo un sentimento grande, chiuso nel cuore di pochi, che sporca d'inchiostro questo foglio. Questo qui è un slanzi. No, slanzi. È un slanzi questo. Questo, di che anno è? Questo non è motore a vasca. Questo è un motore
acqua, circolazione naturale, l'acqua calda sale e rientra quella fredda. Non c'è per esempio una pompa che gliela manda. Non è costruito a vasche questo, io ce li ho a vasche. Però la domanda, ma cosa ci, che lavorazioni facevano con questo motore qui? Ma questo, vedi, la presa di forza era questa. Sì. Non questi, questi sono due volani di contrapeso. Questa invece è la presa di forza, che con un cinturone potevano mandare una delle prime trebbie, mandavano delle pistatrici, potevano mandare un mulino. Bravo, sì. Infatti, prima di questi, c'era la prima forza motrice, era l'acqua, i mulini ad acqua. Sì. Poi è scappato fuori il motore a scoppio. Questo è a scoppio? Questo è a scoppio. Siccome che c'è una cosa, allora c'era una satira di cosa, di, non mi ricordo, era uno di Rimini. Allora si andava al mulino e un contadino, l'altro contadino gli ha detto ho finito la farina, e le ha detto ma siccome che non piove, l'acqua non c'è al mulino, non c'è, ne possono macinare. E allora gli ha detto in dialetto: to sui più, prendi i buoi, tu sai che faraina, andiamo là al bene, a dirò che mattina amni in chiesa la faraina. Allora lui ha detto: come c'è voi che la catolga la piovù? Allora lui ha detto: casassi là, lui è motore a scappie. E l'altro gli ha risposto: brucia le red, non voler fare morire da ned, che la faraina che fai là, il diavolo quello fa. Ti capì? Era, sì, sì, c'era era, sta era il diavolo quando è scappato. Superstizione. Questa sale l'acqua perché è calda, sale lì e entra da lì sotto. C'è, qui c'è un involucro dove si raffredda. I giri sono pochi, questi sono 200 giri, perché questo se lo mandi più forte, con questi pesi qui aumenta di volume il peso, è pericoloso. Questo, se tu non avessi il regolatore, impazzisce. Questi pesi qui possono diventare anche 10 quintali quando vanno 1000 giri. Perciò devi avere un regolatore che quando arrivi in un certo punto chiude. Da sentire, ma con questo motore cosa facevano? Ah, niente, sempre come ti ho detto prima. Con quello che poteva quell'altro. Sì, con quel motore qui potevano a tirare l'acqua da un pozzo, macinare, non so, c'era tante. I componenti quella volta che sono fusioni, che ne sono stampi, come erano? No, questi qui verrà dall'Inghilterra lì, mi sembra. Di dov'è? Generalmente. Sì. Viene dall'Inghilterra, inglese. Generalmente venivano dall'Inghilterra la roba. Seguiamo questo trattore, naturalmente grande opera della nostra civiltà industriale. In realtà è un solco, trattore traccia un solco come conosciamo già nella storia dell'umanità. Vi ricordate il famoso solco anche tracciato da Remo in occasione della fondazione di Roma? Adesso in questo momento non ricordo neanche se fosse Remo Romolo, però tanto per capirci, il solco è quello che alla fine fende, taglia la terra perché poi la zona girata possa consentire al terreno di avere una nuova vita, una nuova fertilità e possa produrre quello che da sempre è il frutto della terra e che rappresenta per gli esseri umani la sopravvivenza e la vita. In questo caso stiamo parlando proprio del grano. Il grano è uno degli elementi essenziali. Dal grano naturalmente si fa il pane e il pane naturalmente, accompagnato anche al companatico, come si diceva una volta, è la base, è stata la base per i popoli ed è tuttora, credo, l'alimento, quando il pane è buono, è la base, diciamo, alimentare della nutrizione
di tutte le persone del mondo alla fine. Chi non conosce il pane, ognuno nella, secondo le proprie tradizioni, la propria cultura, il tipo di grano, la cottura, però il pane è alla base, in fondo della nostra vita, il pane e l'acqua, insomma, ecco, sono gli elementi essenziali. Grazie di averci seguito fino alla fine, noi ci siamo divertiti, abbiamo visto cose nuove, abbiamo incontrato persone, abbiamo riassaporato un mondo che così non c'è più. Adesso sono macchine, sono mietitrebbie, non ci sono più, non c'è più un grande rapporto tra la manualità, la produzione, quello che noi ogni giorno facciamo e quello che poi dopo alla fine mangeremo. Qui si sente ancora il legame con la nostra storia. Grazie di nuovo e alla prossima puntata. We'll be right back.